Siamo col maresciallo Paolo Lacquaniti, lui è il comandante della sezione equitazione dell'Arma dei Carabinieri. Buonasera. Siete un gran numero adesso. Eh sì, dal 1° gennaio sono aumentati i numeri e la forestale è diventata parte dell'Arma dei Carabinieri e nel caso dell'equitazione abbiamo avuto l'inserimento di 4 saltatori e 4 ragazzi di ottime qualità, mi posso permettere di sbilanciare sia personali sia agonistiche. È un bel rinforzo per un settore che comunque, avendo un numero di tesserati alto, appunto, ci permetterà di avere anche un numero più alto di rappresentanti dell'arma, anche solo a livello statistico, ma vedremo più avanti, con atleti di sicura qualità, e sia personale che agonistica. Grandi punti di diamante sia nel dressage, salto ostacoli e completo. Tutti olimpici. Con modestia parlando, devo dire che tutti i ragazzi sono ben comportati. Calcoliamo che tutti e 3 i ragazzi sono 3 rappresentanti che hanno fatto le ultime 3 Olimpiadi, e che non è poco, insomma. Un complimento a loro. Il comandante è contento? Il comandante è contento, il comandante anche del centro sportivo dei Carabinieri è contento, che ringrazio il colonnello Cuneo perché è una persona con una certa esperienza anche nel settore del reggimento a cavallo, è un gran bel supporto, una gran bella collaborazione. Tra l'altro anche lui nuovo, perché arriva dal... Lui è arrivato a fine ottobre, viene dal comando del reggimento a cavallo, sì. E ha un'esperienza anche di centro sportivo, perché tempo fa la sezione equitazione era inquadrata dentro al reggimento a cavallo. Poi ha un passato da Montelibretti, cavalleria. Anche, insomma. Ha una... bene, il colonnello. Per i ragazzi che vogliono così pensare un giorno di vestire la divisa dell'arma, che consigli possiamo dare? Beh, intanto grazie, perché vuol dire che l'arma e il centro sportivo è un riferimento per tutti i ragazzi e per i giovani, e quello è un punto, diciamo, che non solo io personalmente ma tutta l'Arma dei Carabinieri ha sempre puntato, un bel riferimento per lo sport nel caso dell'equitazione. Quello che, diciamo, un ragazzo può aspirare a questo attraverso, cioè, un bando di concorso pubblico specifico per atleti. Esce a cadenze annuali, due anni, insomma, biennali, ecco, e dipende da tanti meccanismi e così via. È un'opportunità per dei ragazzi e funziona attraverso una valutazione soprattutto del curriculum sportivo. Chi ha un curriculum sportivo, diciamo, di un certo tipo ha un punteggio, una graduatoria più alto degli altri. La concorrenza è alta ed è lo scotto da pagare per poter comunque cercare di rimanere ed essere un punto di riferimento un po' per tutti. Il vostro programma di gare le seguite praticamente tutte? Il programma di gare è ben nutrito, sì, sicuramente l'inserimento di saltatori, oltretutto la disciplina del salto ostacoli è quella che ha una frequenza di gare alta. Ha un impegno settimanale, non solo mensile, soprattutto in questo momento, in questi periodi in cui marzo e aprile sono periodi molto intensi di attività, concorsi tutte le settimane e così via. Programmi dei ragazzi, ovviamente ci sono tutta l'attività internazionale e speriamo di far bene a Piazza di Siena e nel settore del salto ostacoli. E nel dressage e nel completo, appunto, vediamo la stagione come va con le gare, diciamo, internazionali come questa o come altre che sono appunto dei punti di riferimento importanti. Ecco, siamo all'inizio, ma abbiamo iniziato molto molto bene, anzi direi pure dal 1° gennaio, perché insomma già Gaudiano il 1° gennaio ha collezionato bei risultati e anche, diciamo, nel primo periodo tra febbraio e marzo abbiamo avuto anche ottimi risultati di Carabinieri Bianchi, dell'appuntato Chimirri e tutti gli altri, insomma, sono partiti forte e c'è chi già sta costruendo per obiettivi a medio termine l'europeo e poi vediamo come va. È un anno appunto post-olimpico, quindi anche un anno di costruzione quadriennale per diciamo... il prossimo futuro, il prossimo Olimpiade. Grazie mille. Grazie a voi e buona serata.